Intanto dobbiamo partire dalla realtà. La realtà ci dice due cose che sono entrambe importantissime. Le donne sono le prime vittime perché devono fuggire dalle guerre, perché se ci sono le carestie devono gestire la povertà della famiglia, perché c'è la violenza di genere che nelle guerre è sempre un'arma in più per gli aggressori, e quindi le donne sono le prime vittime e vanno protette. La protezione umanitaria delle donne deve essere un'attenzione prioritaria e il governo italiano lo sta facendo sia in Afghanistan sia in Ucraina e negli altri teatri ovviamente di crisi. E al tempo stesso le donne sono una grande risorsa, perché quando vengono coinvolte nei processi di mediazione, di riconciliazione, di negoziazione dentro i conflitti, poi la pace, se si raggiunge, è sempre più duratura e più stabile, perché sono espressione più delle comunità che non del potere. Quindi il coinvolgimento delle donne è un punto fondamentale. L'Italia sostiene la risoluzione 1325 delle Nazioni Unite, donne, pace e sicurezza, concretamente con un piano d'azione e anche con una rete di mediatrici per i paesi del Mediterraneo che intervengono in molte aree di conflitto.